Guardate qua che bell'altra chiocciola che c'è, non la tocco neanche, guardate che bella. Adesso si è un po' spaventata, si sta pensando di richiudersi nella sua tana. Ti lascio stare, non ti tocco. Ne sto vedendo diverse, quest'anno ne sto vedendo più del solito. Bene, 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 bene. Adesso mi sposto e facciamo una chiacchierata a tu per tu. State ad ascoltare se vi interessa il discorso, eh? Ok, un trono c'è qua, guardate che bel posto. Ok ragazzi, allora facciamo una chiacchierata. Ogni tanto, ancora recentemente, viene posta la domanda: perché non dici mai i posti in cui vai a pescare? Allora, ci sono tanti e tutti buoni motivi per non parlare dei posti. Allora, prima di tutto c'è il problema del bracconaggio. Il bracconaggio fa già grossi danni nei grossi fiumi e ne fa ancora di più, e l'ho mostrato diverse volte anche nei video, lo fa ancora di più nei posti piccoli svuotati completamente da un giorno all'altro. Da una settimana con l'altra i pesci c'erano e poi non c'è più niente, e quando si tratta di una piccola buca dove lungo l'asta ci sono pochi centimetri d'acqua, non si può pensare che il pesce si sia spostato con le ali, non le ha, no? Quindi quelle lì sono proprio situazioni in cui c'è qualcosa di strano. E poi comunque lo leggete quasi quotidianamente sui giornali che il bracconaggio in Italia esiste, come se esiste. E non dovete dire, ma tanto si prendono barbi, carpe, siluri, cavedani, cosa se ne fanno? Se ne fanno, perché se il bracconaggio esiste, se vengono scoperte reti con dentro quintali di pesce, è perché a qualcuno interessano. Ok, quindi non dite, ma tanto sono siluri, sono carpe, sono barbi. Interessano quei pesci, soprattutto le carpe, vi posso garantire che interessano tantissimo, quasi più da vive che da morte, perché ci sono dei gestori poco attenti che acquistano pesci recuperati dai fossi per ripopolare i carpodromi, i loro laghetti privati. Quindi esiste anche questo problema, oltre a quello del bracconaggio. Non solo il bracconaggio, ok? Il bracconaggio per primo, perché se comincia a dirlo su un video che ha 10.000 visualizzazioni, magari può arrivare alle orecchie, alla vista di qualche persona poco attenta, che con pochi scrupoli, e inoltre può anche arrivare alle orecchie e alla vista di pescatori che non si fanno scrupoli, non hanno problemi a portarsi a casa una carpa, un cavedro, anche magari soltanto semplicemente per farla vedere agli amici: guardate come sono stato bravo, e poi lo buttano via. E in un fosso un pesce fa la differenza. Un pesce, due, tre, fanno la differenza, perché non è che ce ne siano così tanti come pensate. Ci sono, io cammino per, non dico per ore, ma per diversi minuti prima di arrivare a un posto, poi mi sposto, cammino ancora per trovare altri pesci. Cioè, i pesci, a volte quelli che vedo nel corso di una giornata sono poche decine, se comincia uno a portarne via un paio, un altro pescatore inizia a portarne via un altro paio, si capisce che in poco tempo i pesci finiscono. Quindi ci sono questi problemi, poi ci sono anche quelli che magari ci sono anche dei pescatori che possono approfittare della cosa per fare dispetti. Io penso ai siluri,
a me non va di rivelare un posto dove ci sono siluri che qualcuno può andare a pescare e poi sentendosi il paladino in terra che uccide solo così, senza capire che un siluro lì non dà nessun tipo di fastidio. Però allora bisogna anche evitare anche per quello di fare i nomi dei posti. E questo sono già tutti buoni motivi per non dire l'ubicazione esatta degli spot. Ci sono anche altri motivi, per esempio in un fossetto non si può aumentare troppo la pressione di pesca, perché soprattutto se cominci a trovare un pescatore, non è come in un fiume, dove se trovi un posto occupata una lama, dici vabbè chi se ne frega, vado 100 metri più giù, neanche 10 metri, attenzione, vado 100 metri più giù e c'è sicuramente un altro posto buono per pescare. Se uno arriva lungo un fosso, è un po' come il torrentello di montagna, se trova già un altro pescatore deve cambiare posto, perché non è che... Sì, la legge dice 10 metri, ma questa è una pesca di movimento, se gli vai 10 metri avanti è una cosa incivile, è una mancanza di rispetto per il pescatore che è arrivato prima. Io se vedo, ve l'ho già detto altre volte, se io vedo un pescatore o una macchina parcheggiata in un posto, cambio, me ne vado da un'altra parte. E immaginate che se comincio a farvi il posto e vi dico il fosso A, il fosso B, il fosso C, il fosso D, alla fine non è che rimangono tanti posti per pescare, se inizio a trovare gente di qua, di là e di là. Anche questo è da tenere presente. Poi comunque io so come tratto i pesci e so anche benissimo che c'è catch and release e catch and release. Perché c'è gente che tiene i pesci fuori dall'acqua troppo tempo, c'è gente che magari non è in grado di slamare un pesce allamato male, e allora andate a fare esperienza da altre parti, non nei miei fossi. Un po' io sono anche geloso da questo punto di vista, ma penso che sia anche normale, Sono geloso perché i posti me li vado a cercare. Poi tra l'altro, ecco, un'altra cosa, sono geloso anche perché i posti, la maggior parte, non dico tutti, ma la maggior parte dei posti me li vado a cercare io. E come lo faccio io potete farlo anche voi. Se non avete voglia e volete svicolare cercando gli spot su internet, beh allora vi dico non cercateli sul mio canale, andate da altre parti. Cioè, per me è anche quello, è anche un insulto a un pescatore dirgli vai là, cercatelo. Il bello è quello lì, cioè il bello è anche affacciarsi su un posto dove magari dici non ci possono essere pesci, poi ti affacci, li vedi e dici cazzo, cazzo, sono stato bravo, ho avuto voglia di camminare fino qui e ho trovato un posto che altri non conoscono. Fatelo anche voi, ci sono, ce ne sono un sacco. Ancora l'altro giorno leggevo il commento, non vi dico niente, che mi dice, ma nella mia zona non ci sono questi posti, ci sono questi fiumi, ha elencato tre fiumi e basta guardare la cartina da casa sua per arrivare in ognuno di questi tre posti, passa sopra decine, per non dire centinaia, di fossi come quelli che frequento io. Io non ho neanche risposto, perché è così, perché è così. Molto spesso manca la voglia. Andatevi, io lo dico, quante volte ve l'ho spiegato, ve l'ho raccontato come si fa. Sì, potete guardare su internet, vedere qui c'è la cascatella, qui c'è la curva e tutto, ma quello che fa tutta la differenza del mondo è la perlustrazione passo a passo dei posti. E poi comunque camminando vi trovate anche la chiocciola da vedere, la nutria che si butta in acqua, i germani che con i piccoli che vi fanno cristare quando sono piazzate sui pesci e volano via, ma c'è l'airone, le garzette, gli ibis, tutte cose che comunque nel bene o nel male sono piacevoli da vedere, senza considerare
la raccolta di luartisse, fiori di sambuco, se uno vuole. Quindi è bello andare per la campagna, approfittatene e non cercate gli spot su internet, nei video, andateveli a cercare per i fatti vostri, che è molto ma molto più bello e molto più gratificante. Date retta a me. Ok, quindi tenetevi gli spot segreti, perché vi posso garantire che se poi lo dite a qualcuno e voi arrivate e trovate quel qualcuno sul vostro posto a pescare, vi dà anche fastidio, perché se la buca è quella e ve la tenete con tanta cura, se poi trovate qualcuno che ci sta pescando dentro, magari anche in modo non tanto sportivo, vi scoccia tanto. E a me altrettanto. Ok, ragazzi? Ciao.